Una strada di notte, quando sei in auto, può voler dire tante cose. Meno luce, meno visibilità, riflessi più lenti, spazi di frenata che si accorciano. Basta un istante di distrazione o semplicemente un pedone che attraversa all'improvviso. In una notte qualunque, per l'estate di Roma, può capitare anche di dover soccorrere chi sotto quell'auto c'è finito o di dover sorreggere chi sente il peso dell'accaduto tutto sulle sue spalle. State a guardare. Bene, ricevuto, girami scheda. Sì, come dice. Guarda, l'hanno già portato all'ospedale, l'hanno buttato. No. Però poi niente pescherò. Da quello che mi ha detto lui, si è proprio buttato sotto la macchina. La botte l'ha presa perché vedi, infatti c'è sempre qua, ma... Beh sì, l'ha preso, il montante. La macchina. Ma come la vicinanza, come stava? Si girava, parlava. Parlava no, perché non si sa se parlava, perché non si vedeva da tutto con la barba, che c'era un po' di sangue dal naso e basta, forse perché lui è rimbalzato qua. Perciò lui ha preso la rincorsa quando è arrivato, poi si è buttato sulla macchina. Quindi chiedeva se dovete farli con l'estero. Ora riprendiamo un attimo. Si sta tranquillo, la facciamo visitare, così si calma. Sia tranquillo. Non è successo nulla. Noi ci informiamo e lo facciamo sapere. Siamo qua noi, poi lo risolviamo. Non si fa vedere, si fa dare un'occhiata così si tranquillizza. La signora stava camminando, dice, questo senza fissa dimora, sì. Mentre passava per la rincorsa si è buttata accosto alla macchina. L'hanno portato all'ospedale, la botta l'ha data perché non si è buttato. Dove è stato portato? L'ambulanza che l'ha trasportato non sappiamo qual è, perché noi eravamo stati mandati come automedica senza ambulanza. Poi dice che è stato portato in ospedale, quindi... Come sta la situazione? Non bella. Però dovete aspettare se volete parlare perché lo stanno assistendo. Ma è entrato in codice rosso? Sì, sì. Ok. Zerodomo 50? No. La mia squadra la febbre, la febbre. Sì, guarda, ho avvicinato la cellula, ho solo il colpo di vita, la persona è intubata, è in pericolo di vita.